Ciao ragazze, oggi parliamo delle labbra, focus sulle labbra. Farò dei video anche carini su come si usano le labbra quando si parla. Ci sto lavorando un po' perché ho le rughe solo da una parte, ho qualche rughettina qui sul codice a barre solo da una parte e vorrei in qualche modo, ecco, migliorarle. Mi sono accorta che facendo degli esercizi di dizione oltre alla mia stimolazione dei punti, ecco che queste rughettine migliorano tantissimo. Andiamo a vedere, come abbiamo fatto per gli occhi, la bocca anche da altri punti di vista. La bocca riflette, quindi quando parlo di bocca, mi riferisco in questo caso specifico alle labbra, riflette lo stato della milza, ovviamente mi riferisco alla medicina cinese e ai meridiani. Quindi vi ricordo, no? La milza riguarda un po' dal punto di vista psico-emozionale il nostro rimuginare, l'essere costantemente preoccupati, dal punto di vista fisico invece riguarda un po' la ritenzione idrica, la ciccia, il ventre dei muscoli, quindi il tono muscolare. E ovviamente ogni volta che noi ci consumiamo per le preoccupazioni, guarda caso, e qui ritorna la connessione fra Oriente e Occidente. Infatti uno dei miei corsi quando sono stata in Asia si intitolava Quando l'Occidente incontra l'Oriente. Che cosa ci dice? Che lo stress e la preoccupazione fa aumentare il cortisolo e guarda caso il cortisolo fa aumentare il grasso e la ritenzione idrica. Quindi, ecco, imparerete strada facendo, seguendomi, anzi invitate anche le vostre amiche a seguirmi, mi raccomando, e imparerete un sacco di connessioni di un approccio olistico, davvero olistico, davvero frutto di tanti anni di prove, di esperienza per vedere come incastrare tutte le cose. E facciamo un attimo una breve autodiagnosi, no? Allora, ad esempio, quanto le nostre labbra, ovviamente da struccate, sono troppo pallide, avete visto quando sono proprio spente, proprio pallide? Ecco, indica un deficit di sangue, cioè non arriva sufficientemente sangue. Deficit di sangue non vuol dire una patologia, passatemi il termine. Per la medicina cinese il deficit di sangue è un qualcosa che è scarico, che dovete andare a stimolare, quindi vi torno a dire la respirazione, il massaggio, il movimento, la postura corretta, l'ossigenazione, la fluidità del movimento del sangue sicuramente aiuteranno tantissimo. Quando le labbra sono troppo rosse e secche, c'è il calore di milza e dello stomaco, quindi forse abbiamo degli eccessi nel nostro stile di vita che danno noia sia alla milza che allo stomaco. A volte possiamo avere le labbra invece violacee, in quel caso c'è una stasi. La stasi è sempre controllata dal fegato, quindi prendetevi cura del vostro fegato e ovviamente anche di tutto ciò che disturba la milza, perciò gli eccessi. Un altro difetto, abbiamo parlato nel video scorso di quanto sia importante la respirazione, ecco, respirare con la bocca porta un deficit dei polmoni, quindi ovviamente non respirando in modo corretto, dopo un po' questo meraviglioso organo e anche tutto il suo meridiano, che ha un sacco di funzioni, va in deficit e quindi tende a funzionare meno, a sostenerci meno. Parlando poi degli obiettivi, no, di cui abbiamo parlato nel video precedente, la milza è legata anche alla mancanza di chiarezza del pensiero e è abbastanza facile in questa fase della vita non avere chiaro, perché abbiamo anche meno, da una parte la pressione che abbiamo meno tempo da perdere, dall'altra la fatica, perché casomai intraprendere una strada a 20-30 anni non è così difficile come a 50, 60 o 70. Però, come vi ho detto al video scorso, ricordiamoci che il tempo è finito quando siamo secche e dure. Secche, andiamo avanti tutti i giorni, anche perché oggi siamo più giovani di domani, quindi ogni giorno che rimandiamo sarà sempre più difficile. Fermati oggi e fallo oggi, ne giova le tue labbra, la tua mente, la tua bellezza e tutto il resto, anziché farci un filler. A
Allora, ora però andiamo a trattarla un po' questa benedetta bocca. Ho visto tutti questi scrub fai da te che li massaggiano anche qui. Questa zona è già mucosa, ragazzi. Questa zona che vedete, che è quasi trasparente, fa già parte della mucosa. E il motivo per cui le nostre labbra sono più colorate è perché la pelle è sottile e questa zona è ricca di vasi e quindi la vediamo più colorata. Perciò se è già sottile, se è già così delicata, cosa cavolo la scrubbate in quel modo? Lo scrub si fa, ma si fa in modo estremamente delicato, con prodotti estremamente delicati. Non si mescola il caffè all'olio, ragazze, perché la polvere del caffè è durissima per questa zona soprattutto. Quindi si prende qualche goccina di acidi grassi essenziali, una puntina di scrub e la si massaggia qui sul vermiglio, che sarebbe il bordo delle labbra, e sulla parte più esterna del labbro, ok? Per un paio di minutini e poi si sciacqua. Io ad esempio lo faccio una o due volte a settimana, dipende dai periodi. Per idratare per bene tutte le mucose, la zona periorale, tutto il contorno, io utilizzo soprattutto in inverno, e lo faccio anche più volte al giorno se sono a casa, metto Hydra Lip con una goccia di acidi grassi essenziali. La sera lo metto proprio quasi in pacco, perché al mattino mi sveglio decisamente con questa zona più distesa, anziché mettere cerotti che ogni volta che li togliete, tanto ho già visto questo trend, è già in calo, no? Però nel frattempo la gente si è tutta stropicciata e strappucchiata al corneo. Prima di passare alla stimolazione vorrei anche fare un attimo il così insieme un po' di reset delle false informazioni. Allora, vedete, no? Noi qui abbiamo i muscoli che sono, vedete, i muscoli del mento e i muscoli quadrato e triangolare del labbro, che sono il depressore del labbro e il depressore dell'angolo esterno del labbro. Che vedo massaggiare, ora mi girate tutti i link, non me ne girate più perché la mia pazienza ha un limite, prima o poi prendo una querela se intervengo. Non si massaggia così, ragazze, non si massaggia, perché il muscolo si inserisce qui e tira giù la bocca quando si accorcia. Se voi fate così, contribuite ad accorciarlo, eh? Quindi o si fa quello che vi ho fatto vedere nel massaggio connettivale, quindi delle piccole spinte lente e profonde verso la mandibola, o si massaggia lungo la mandibola partendo dal mento in modo lento e profondo, così da distendere e rilassare questi muscoli, non accorciare. Queste fanno, penso io, o ci sono proprio delle scuole che stanno diffondendo delle bufale assurde, oppure scopiazzano un po' qua e là queste influencer americane, se le fanno sue senza avere la cultura, capito? Quella copia quella, quella copia quella, e stanno copiando tutte la fonte sbagliata, molto probabilmente. Se no non mi spiego, non si massaggia verso l'alto questo punto. Senza contare che qui si attacca poi anche il platisma, stessa cosa, il platisma si distende, non si accorcia. Andiamo avanti. Andiamo a stimolare i nostri punti. Mi sa che li conoscete tutti o quasi, ops. Però questa sequenza è davvero caretta. Allora, iniziamo subito dal, io di solito inizio dal vaso Concezione 24, che stava proprio qui nella fossettina sotto il labbro, eh? E lo stimoliamo per 20-30 secondi. 1, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Poi andiamo il punto 4, io lo faccio con le dita, oppure se avete due di questi usate tutte e due contemporaneamente, e lo faccio con le dita il punto 4 dello stomaco. È in linea con la pupilla, vi ricordate, ai lati degli angoli esterni della bocca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, con movimento circolare, profondo, senza ovviamente fare più livido. Profondo vuol dire che si sente, ma non è che dovete pigiare o fare cose strane. Rimanete, se potete, più
possibile precise. Faccio il punto 19 dell'intestino. Mi avvicino, c'ho il sole ragazze, è proprio qui. Casomai vi metto il disegnino, così lo capite meglio. Lo potete fare con le dita o con lo stimolatore dei punti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Una cosa importante che non vi ho detto del muscolo del punto 4 dello stomaco è che è il punto di comando del muscolo zigomatico. Ora andiamo invece a fare il punto 26, che è proprio qui nella fossettina centrale. Il 26 e lo stimoliamo e lo lavoriamo sempre per 20-30 secondi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ora andiamo a lavorare il punto 20. Vi ricordate? Qui proprio alle ali del naso, sentite proprio una fossettina del grosso intestino che rappresenta il punto di comando dell'elevatore del labbro, quello che invece, a differenza dei depressori, ci permette di avere sempre questo labbrino bellino arricciato e tonico. E andiamo a stimolarlo. Vi sentirete liberare anche il naso, questa è piacevolissima. Mi raccomando, mentre lo fate, approfittate anche per tenere la lingua sul palato. E poi abbiamo il punto 3 dello stomaco, all'altezza del punto 20, quindi delle ali del naso, e in linea con la nostra meravigliosa pupilla. È un punto piuttosto dolente spesso, eh? Ok. Quindi dicevo, approfittate per tenere la lingua sul palato così da avere in questi minuti sempre anche una buona ossigenazione. Ora io sto parlando, però. Giù, 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 giù. Alla fine io ora vado a metto un paio di goccine, metto che sarà quasi finita, io lo bevo lì, però non so voi, almeno mi dura la mazza perché ne uso davvero una infinità, e io lo metto proprio a impacchino. Tra l'altro mi stava ora in questo periodo dell'occhio veramente occhi, labbra, non so che mi succede, mi è venuto anche un herpes qui al centro. E con il lip mi è tornata proprio indietro, è rimasta piccolissima, circoscritta e sta già seccando, quindi già in via di regressione. E voilà. Allora ragazze, alla prossima, stimolate in modo corretto i punti, prendetevi cura delle labbra senza mai aggredirle con quelle cose che vedo, massaggiandole in modo scorretto, senza impanarle o stropicciarle, sono delicate, sono collegate a un sacco di aspetti fisici, organici, sistemici, psichici, emozionali, sono collegate ai difetti di utilizzo delle labbra durante il nostro parlare, quindi ecco, usarle anche in modo corretto, e il resto lo sapete già. Un abbraccio, alla prossima!